Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un click per l'appuntamento di Economia in un click, clicca di qua e clicca di là. E siamo con il nostro dir politico e amico personale Alessandro Zorniotti dai Balcani da Tirana. Ciao Ale! Ciao Loredana, buona domenica a tutti i web spettatori e a te in particolare. E come tu ben sai, l'emergenza climatica sta sciogliendo un po' tutto e tutti, e non si sa bene se abbia contribuito assieme all'emergenza politica anche allo scioglimento anticipato delle Camere in Italia. Devo dire che tu in fuori onda me lo avevi anticipato in tempi non sospetti, e forse quando ci siamo visti 3 settimane fa, e mentre vedrai che si andrà a votare, e devo dire che il tuo, diciamo così, il tuo detto si è avverato. Guarda, Lori, purtroppo io avrei voluto essere in quell'occasione lì un mancato profeta, perché lo scioglimento anticipato delle Camere, oltre a generare per l'esercizio in corso del bilancio dello Stato una spesa di circa 400 milioni di euro, che sarebbe stata altrimenti imputata all'esercizio del 2023, il naturale scioglimento della legislatura, comporta tutta una serie di scompensi che non si sa ancora se potranno essere fatti rientrare, e questo, Lori, è un passaggio molto importante, nel concetto di ordinaria gestione e di disbrigo degli affari correnti da parte di governo e Parlamento, perché la nostra legge fondamentale dello Stato, che la Costituzione, prevede che un governo dimissionario, in questo caso Draghi, rimanga in carica fino all'insediamento del prossimo governo, quello che uscirà legge elettorale permettendo dalle consultazioni del 25 settembre, resti in vigore per il disbrigo degli affari correnti assieme al Parlamento uscente. Ho capito, di conseguenza la politica non andrà in vacanza. È quello che ci auguriamo tutti, sicuramente, e non andrà al mare ma andrà in campagna, intesa come campagna elettorale. Però vorrei qui ricordare alcuni provvedimenti che, assieme al decreto aiuti, che non sono una soluzione finale al problema di decine di migliaia di famiglie e imprese, ma sono un piccolo passo per ridurre dei disagi enormi, però sono altri provvedimenti in bilico. Mi riferisco, e qui colgo l'occasione per salutare il nostro amico Beppe Ghisolfi, al progetto di legge che avrebbe dovuto introdurre come materia obbligatoria l'educazione finanziaria nelle scuole. E chiaramente, salvo sorprese dell'ultimo minuto, questo progetto di legge, che è atteso da anni, la cui approvazione è attesa da anni da parte dei nostri deputati e senatori, ecco, sarà reso legge dello Stato da parte, sperabilmente, del futuro Parlamento. Tengo a ricordare che nei paesi dove vige l'educazione finanziaria, come dice sempre il nostro comune amico Ghisolfi, ecco, sono in vigore degli incentivi reali che incoraggiano un clima di fiducia tra i risparmiatori per destinare una parte importante dei propri risparmi al finanziamento di progetti e di iniziative economiche. Ecco, è sempre questo in un regime di informazione, tutela e garanzia che in Italia ancora
del tutto manca. Quindi questo provvedimento, che sembra solo un provvedimento di natura scolastica o formale, in verità è un provvedimento sostanziale. Certo, perché si parte poi, come diceva la Montessori, se il mio metodo viene applicato non ci sarebbero poi pazienti per il professor Freud. Quindi se noi facciamo una buona e sana educazione finanziaria si arriva poi a non commettere determinati errori. A creare un clima di fiducia e affinché il risparmio oggi disinvestito monetario e liquido possa diventare in maniera incentivata e volontaria, come prevede del resto la nostra Costituzione, possa diventare un motore per rimettere in pista un apparato produttivo, industriale e di imprenditorialità diffusa che rimane, nonostante la crisi, un vanto italiano nel mondo. E quando dico vanto italiano nel mondo, dico anche in Albania, dove, e qui vengo al punto finale del nostro video editoriale, come più volte ha ricordato il nostro ambasciatore Fabrizio Bucci, che qui torno a salutare e a ringraziare, e ci vedremo martedì in ambasciata per un'importante conferenza stampa sulla tutela del patrimonio culturale. E qui colgo l'occasione per salutare il generale dei Carabinieri Roberto Riccardi, che ebbe l'onore di conoscere a Fossano assieme a Peppe Ghisolfi a un concorso di letteratura gialla investigativa, perché il generale Riccardi, oltre a essere un brillante tutore della sicurezza pubblica e nazionale per i beni culturali, e anche un brillante scrittore e saggista e storico, quindi avremo modo di conoscerlo e di intervistarlo anche da questo secondo punto di vista. Ecco, lì è l'Italia, ha detto più volte il nostro ambasciatore, il primo partner commerciale dell'Albania, sia per l'import sia per l'export, però adesso deve compiere il salto di qualità affinché il protagonismo commerciale diventi un protagonismo industriale. E qui voglio ricordare che il ministro degli esteri Luigi Di Maio nel novembre scorso ha firmato con il primo ministro albanese Edi Rama un trattato, un accordo per istituire il Consiglio Economico Congiunto Italo-Albanese, che ha proprio questa funzione qua. Inoltre, il varo a tutti gli effetti del Consiglio Economico Congiunto dovrebbe essere accompagnato da una ipotesi di missione di sistema della Confindustria nuovamente qua a Tirana. Ci auguriamo che le attività correnti del governo Draghi, o al più tardi che si insedi al più presto il prossimo governo, affinché tutte queste iniziative siano messe a regime attuativo nei tempi previsti. Certo, e pillole di Banca Finanza. Beh, naturalmente, ecco, oltre a ribadire con quello che ti ho appena detto, che l'unico modo per portare investimenti sicuri, informati, in un'ottica di educazione istituzionale finanziaria, è quello di far funzionare le istituzioni, e dobbiamo essere noi a far funzionare le istituzioni, attivandole e segnalando alle istituzioni i nostri disagi e problemi, perché se messe in condizione di funzionare con il nostro civismo di cittadini, funziona, no? Perché io dico, l'unica alternativa al civismo con la V dei cittadini è il cinismo con la N dei venditori delle fontane di Trevi che portano in manicomio e dei finti portatori di finte esperienze italiane. Chiusa questa doverosa parentesi, voglio chiudere questo video editoriale per ringraziare nuovamente il comune amico Beppe Ghisolfi, che mi ha dato il privilegio di scrivere
anche nella mia qualità di direttore politico editoriale di Notizie in un clic, un articolo molto importante sull'avvio dei negoziati di adesione tra Bruxelles e Albania, che uscirà sul prossimo numero di Banca Finanza, per il quale io ringrazio Ghisolfi stesso, il coordinatore avvocato Rizzo e i colleghi del gruppo editoriale del Polo Grafico per questa grande opportunità che hanno concesso a noi e a Notizie in un clic. Grazie anche da parte mia, quindi grazie a te per essere stato con noi, grazie ai nostri web ascoltatori, come li chiami tu, e noi ci daremo appuntamento a domenica prossima. Buona domenica a tutti, buona domenica anche al nuovo Presidente della Repubblica dell'Albania, Bajram Begaj, che entra ufficialmente in carica da oggi. Auguri Presidente! Auguri Presidente anche da parte di Notizie in un clic.